E un buongiorno a tutti qui da Marcuzzo 143 con una nuovissima custom story. Questa qui non è proprio una vera e propria custom story, bensì è una patch a pagamento che io gentilmente ho craccato di amnesia. E grazie a questa patch potremmo fare altre custom story che richiedevano appunto la seguente patch. Ma oggi iniziamo con la patch principale, cioè Justin. Questa storia alternativa in cui useremo una donna, appunto Justin, c'è solo l'intro, cioè vedere questo buco nel muro che sembra una cosa che ben venga, però non deve essere un muro, deve essere una vera e propria ragazza, però lol. Quindi oggi inizieremo questa custom story. Tengo a precisare, sì, ok, l'ho vista, ma si parla di mesi e mesi fa, se non dire anni. Perché comunque l'ultima volta che l'ho vista è quando c'era Saburo 24 e si parla di quasi un anno fa, quindi non mi ricordo più dove sono i mostri, mi ricordo alcune cosette, però non mi ricordo dove cazzo sono i mostri e dove cazzo devo andare, quindi sarà tutto improvvisato. Quindi iniziamo. Iniziamo. Entriamo dentro la villa. Cari fratelli, care sorelle, in questo giorno noi giochiamo. Non lo so imitare il Papa, cazzo. E a dire che se n'è andato il Papa, se è andato dal pontificio, ma non è un discorso che c'entra con amnesia. Se facessero una mod con Ratzinger che ti segue e dice: caro fratello, vieni qui che ti devo consacrare alla Chiesa Cattolica. Non lo so, sarebbe fighissimo, ragazzi. Ecco, già iniziamo benissimo. Oddio, chi è che si sta masturbando? Ah, è il mostro. No, o è la ragazza. Un po' di asma. Ok, dove cazzo sono? In carcere. Mi hanno arrestato perché ho fatto troppo la puttana. Le leggi contro le puttane valgono anche su amnesia. Ed è giusto così, cavolo. Allora, non so che cazzo sto dicendo. È chiuso. Allora, la lanterna! Dammela! Vabbè. Cos'è sto coso? Ah, dobbiamo girarlo. Bienvenue. You are now listening to the sound of my disembodied voice. Chi It will cazzo serve you no purpose to look for è? Oh, me, l'amico for this is a lanterna. voice from the past. Aha! I wish you welcome to my cabinet Scarico, of che abbiamo? Non abbiamo niente, wow. Preservation. Sì, Here is brava. my study of the Non me ne human frega un psyche, cazzo. specifically Allora, yours. se fosse stato in A set italiano of va bene. recordings have been prepared Allora, i for comandi sono audio sempre gli stessi, cambia la voce. Oddio. Oddio, la voce trans. Oddio, la voce maschile. Sembra un trans questo tono. Oddio. È un maschio o una femmina? Io so, non lo so. Sto cercando di sentire il suono di sottofondo. Saluta. Aha. Oddio, sta venendo qua, volete vedere? È il mostro più terrificante di Amnesia, secondo me. Assolutamente, ragazzi. Qual è sto posto? Boh, andiamoci dopo perché abbiamo al. Ah, la voce è ritornata alla femmina. Wow, no, perché prima sembrava un trans. Non lo so, sembrava uno che gli avevamo strappato i coglioni, no? Allora, qua non c'è niente, niente, dobbiamo andare, mi sa, in quella stanza. Abbiamo preso le scale. Vediamo. Oddio. È ancora lì sotto. Non c'è nessuno. Boh, meglio così. Approfittiamoci del momento. Oddio, che lag che c'è. Ma, cioè, non vedo niente di particolare, cioè. Non è che sia una mappa straripiena di luce, quindi richiede. Oddio. No, non è così pieno di. Come posso dire? Pieno di luce, quindi richiede più peso della RAM. No, cioè. Non c'è un cazzo. Ecco, al buio il gioco va di lusso, oppure quando guardiamo giù. Ma mica posso camminare tutto il tempo così. Allora.
Allora, quello là ci ha chiesto aiuto, ma prima controlliamo un po'. Oddio. Complimenti. Ah, ok. Oddio. Complimenti per l'atto sessuale con il libro. Complimenti. No, mi Help me. Chi cazzo sei? Quella cosa sopra di te mi sembra affascinante. Oddio. Di certo non è una bella cosa. Allora, se non mi dovessi... L'italiano oggi non è parte mia. Se non dovessi sbagliare... No, che cazzo sto dicendo? Se non ricordo male, che cazzo sto dicendo, ragazzi? Si scava. Queste sono delle seghe, sì. Proprio delle seghe vere e proprie. Sì, ok, bravo, le sai fare. Però non te l'ho chiesto. Cos'è questo? Allora, niente, è una bottiglia di... Ma questo... Non è il violino, non fa sto suono. Il violino non fa sto suono. Quello è un pianoforte. Insegno io a suonare. Oh, che c'è lì sopra? Oddio, aspetta, se noi usiamo questa... No, deve lampeggiare, se non mi sbaglio. No, niente, non si può usare, no. Nessun oggetto da usare. Ma se cazzo? Niente, mi sa che non si può usare questo. No, siccome vedevo delle scatole, ho detto, vabbè, uno ci può andare. A quanto ho capito, no. Bene, vediamo l'ultima porta. Tira. Oh. Oddio. Cioè, manco il tempo di iniziare già super il mostro, eh. Alla grande. Oddio, è qui, oddio. No, io non ce l'ho l'avanti. No, aspetta, com'è che si sporge? Mi sono dimenticato. Vediamo questo bel figone. Quanto eccesso, eh? Se ne dovrebbe... Se ne è andato? Se ne è andato e non ritorna più. Oh! Dov'è? Oddio. Che brutti sti suoni. Vabbè, se n'è andato comunque. Salutation is speed must... Che cazzo è? Se n'è andato? Atto di coraggio. Uff. Meno male. Allora, dove erano rimasti? Beh, dobbiamo parlare con quello, mi sa. Sì, ci sono io, caco. Allora, cosa vuoi? Vuoi un po'... No, niente. Evitiamo battute squallide. Che cos'è sta leva? Vediamo. Please be reasonable. You don't have to do this. Oddio. Nah, non lo facciamo morire per ora. Vediamo se c'è qualcosa in giro, non lo so. Però quella cosa piena di scatole, non lo so. Non è che mi convince più di tanto. Ci sono delle... Ah, aspetta, possiamo fare delle scale. Perché no? Eh sì. Lego. Possiamo usare questi per salire lì sopra. O se no io non so dove andare, ragazzi, perché sto gioco è incasinato. Allora, facciamo una sottospecie di scala. Vediamo se Lego mi ha aiutato quando ero un piccolo pampino. Scusate l'incazzatura stile tedesca.
Allora, Barile, devi andare a posto, no? Quindi cerca di rimanere sistemato. No! Ma. Barile cattivo. Oh, e sali. E salirò. Allora. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo appena finisco il puzzle, va? Se si può dichiarare così. Wow, ci sono arrivato dopo 3 ore. Vediamo cosa nasconde questo strano posto. Allora, oltre delle scatole che rompono le scatole. Le battutona. Vediamo cosa ci riserva questo strano nascondiglio. Perché non penso che mettano tutte ste scatole. Oh, di nuovo Mister Violino è ritornato. Gli mancavo. Non penso che mettano tutte ste scatole senza un vero e proprio senso. In realtà è così. Vediamo se c'è qualcosa. C'è qualcosa. Ah, un acciarino. Wow. Raccolto wax cleaned. Delle fotografie. Interessante. Quindi dovevo andarci qui sopra prima o poi. Geniale, sono stato geniale, però non ci ha portato da nessun posto. Quindi dove cazzo dobbiamo andare? Have you seen Justine? Oddio. Mi sa che. Non lo so, proviamo di nuovo. Non lo so se questo qua ci aiuterà in qualche modo. No, era di sotto. Vieni. Help me! Please help me! Madonna. Diventando più noioso del previsto sta mod. Io mi aspettavo mostri. Oddio. Ah, però c'è la scala, ovviamente. Allora, ho fatto bene. Addio, amore mio. Allora, scappiamo prima che viene quello, perché non mi fido di quello stronzo. E salirò tra le rose di questo giardino. Però non ha senso uccidere uno per andare a farsi avanti. Allora. Brava Justin. Oh. Ma dov'è? E non penso che possa salire qua. No, non penso proprio che sia qua, ragazzi. Sarebbe un pochino improbabile, no? Cioè, quello solo con... Oh. Quello soltanto col collare che c'è si incastra dovunque. Cioè. Amore mio, dai, non mi torturare. Una scopettina e siamo in pace, ok? No! Oddio, che casino. Da dove devo prendere? Wow, se c'è Bear Grylls qua. Allora. Comunque, mi sa che è incazzato con me il fidanzatino. Devo scendere? Oddio, non mi piacciono sti posti. Comunque, oh, un altro di quei cosi. This is no plinder for. Ah, noi abbiamo uno di questi, se non sbaglio, esatto. Speaking to the photograph, Basile, mon chéri. What did you put into the wine? Oddio. Absinthe, silly Basile. Strong men like you don't drink wine. Wine is for helpless women, like myself. My head. What is this thing? Huh? Get me out. I'm not up for your games. No. You have to say it first. How beautiful am I? Mi sa che noi siamo sta troia. Now let me out of this thing. No. That is not what you say. Your beauty is blinding. Oddio. Ah, oh. My eyes. What have you done to my eyes? Justine. This isn't funny. You blinded me. Oddio. Ha ha. Can't catch me now.
Interessante. Quindi noi, che siamo Justin, torturiamo i nostri uomini. Wow, devo dire che sei una brava ragazza, Justin. Non lo so, vuoi iniziare anche tu? No, grazie, io... Meglio single che stare con una troia che mi vuole uccidere. Vabbè, comunque, mi sa che siamo noi, appunto, Justin. Congratulations for coming this far. I'm so excited. Però parla da solo, non l'ho capito. I do hope you managed to save Monsieur Poirier. He was a friend. Oddio, che sono brutte queste immagini. Friendly fellow, a real bon garçon, but frail of mind. Vabbè, comunque. He puts up an impressive front, but it is all in that, I assure you. Via, 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 sta ragazza non mi piace per niente. Allora, qua è chiuso. Questo è chiuso, ok, andiamo via. Non è una bella mod, cioè nel senso sì è bella, però la storia è abbastanza squallida. C'è una donna che tortura gli uomini. Oh, che allegria. Proprio sono felice, guarda. The glorious Justin discovers with her friends. Oh, assieme al suo amico è andato a scoprire nuovi luoghi chiamati cazzi. Non lo so. È un casino, ma no. Vabbè, noi non abbiamo paura e affronteremo ogni vicenda. Questa parte me la ricordo.